Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Dishonored e il nostro amico Samuel ci sta riportando a casa. Guardate che gentile che è. Havelock e Lord Pendleton sono nel cortile. Vorranno congratularsi con te. La signorina... com'è che si chiamava, porca miseria? Non è Cassandra? Com'è che si chiamava? Non mi ricordo più. Callista, lei è Callista, ok. Cosa? Sono stati i colpi di pistola. È vivo. Grazie, Corvo, grazie. Mio zio è un bravo uomo e lo dimostrerà. Ok. Tieni. Hai agito senza secondi fini. Accetta questa ricompensa. Cos'era? Non ho neanche visto. Un cimelio di famiglia donatomi da una zia. Ok, ho chiaramente sentito dei colpi di pistola. Da dove diavolo arrivavano? Poi perché qua dovrebbero sparare? È casa, è safe. Sono tutti corrotti. Ah, sono stati loro. Dobbiamo farcela. Che dobbiamo eliminare il Lord Reggente e tutti i suoi principali alleati. Tutti i cittadini lo sai che abitano bene. Sulla sponda sì. Nord del fiume. Spero che l'Alto Sacerdote sia il primo passo su quella strada. E dobbiamo trovare la piccola Emily. Fino a nuovo ordine. Povera. Beh, già. Chissà in che stato sarà dopo aver visto sua madre morire. Secondo me la figlia di un'imperatrice è più forte di quanto credi. Giusto. Comunque per raggiungere il Lord Reggente dobbiamo indebolirlo alla base. Ha schierato tutte le sue pedine. È al comando della milizia. Controlla la fazione religiosa. Qualcuno finanzia i militari. E al momento ha la maggioranza in Parlamento. Sì, me ne rendo conto. I miei fratelli controllano i voti della mia famiglia. So come stanno le cose. Ok, io cerco sempre di origliare i loro... Ovviamente voi non lo sapevate che stavo ascoltando, vero? Cerco sempre di origliare i loro discorsi, perché non so se fidarmi ancora di questa gente. Cioè, sì, mi hanno fatto scappare, ma sono alquanto sospetti. Contro ogni previsione hai eliminato l'Alto Sacerdote Campbell. Sapevo che eri l'uomo giusto. La scomparsa di Campbell è un danno per il Lord Reggente. E abbiamo con noi Martin, il miglior stratega al mondo. Il Lord Reggente sarà in preda al panico nella Dunwall Tower. Già, e non dimentichiamo il diario di Campbell. Ora... la nostra speranza è che contenga nei dettagli la posizione e le condizioni di Emily Caldwell. Speriamo. Oi, oi! La nostra attività sarà stata inutile se non insedieremo... Ma quindi è per questo che state sparando al manichino? Ok. Mado, mi stai accecando male, però. Certo, il Lord Reggente tiene nascosta Emily, per poi mostrarla, fare la parte dell'eroe e cementare la sua reggenza. Se non farà apparire presto la ragazza, scoppierà una guerra fra i nobili perché debba succedere all'imperatrice. Le orecchie! Già, il tempo ci è nemico. Ma ora dovreste riposare, Corvo. Decifreremo il diario dell'Alto Sacerdote e poi ne riparleremo. No, non ancora. Dormirò tra poco. Ok, allora, ogni volta mi mandano a dormire come i bimbi, no? Tipo, ok, hai fatto il tuo lavoro bene, ora vai a nanna. Perché? Ma perché? Voglio dire, ma saprò io quando voglio andare a dormire, maledetti. Comunque, do ancora un'occhiata in giro, cioè non credo ci siano nuove rune o nuovi oggetti da raccogliere, esatto. E tu che mi dici, cuore? In qualche sinterrato, un cane uccide un cane e il denaro cambia padrone. Cose poco criptiche, mi dici. Posso aiutarti? Sì, voglio fare un giro di potenziamenti. Nuovi potenziamenti. Oh, che bello. Vedete, ho fatto bene a comprarli allora. Ho fatto bene a comprarli, perfetto. Allora, ragazzi, tutto sommato credo che avere i dardi narcotizzanti con effetto rapido sia utile per noi. Perché avete visto che ne sto abusando. Quindi avere i dardi narcotizzanti potenziati mi può servire tantissimo. Mentre la corazza rinforzata che riduce il danno per ora non la voglio. Però voglio aumentare... la capienza dei dardi. E non so neanche io allora se comprare ancora l'amuleto d'osso. Perché io sono convinta... aspetta un attimo lì, amico. Sono convinta che non mi ha raccolto un amuleto d'osso. Ne sono abbastanza convinta. Vedete, non solo 4, ma io ne ho trovati 5. Cioè, dov'è finito il quinto amuleto che ho trovato? Ho trovati 5, c'era scritto 5 di 5 trovati. Comunque, abbiamo 7 rune, ma io per ora me le terrei. Voglio bloccare il tempo.
Allora, direi che possiamo andare a dormire. Mi premeva a fare un giro nel negozio prima di andare a dormire. Bentornato, Mastro Corvo. Grazie, sì, me l'hai già detto, grazie. Allora, andrò a fare la nanna. Dato che a quanto pare ogni volta devo andare a fare la nanna, cioè così per forza. Tipo questi muri, a me sembrano sospetti, porca miseria, sti dannati muri. Devo poterli rompere in qualche modo. Oh, ma guarda un po'. Che c'è qua? Posso? Dimmi che non è la loggia di Lord Pendleton. Sì, la festa della fuga l'ho già vista. Prove di non età, ho già letto pure quello. Sì, ho letto pure questo. Sembra un posto, per quanto in decadimento, comunque abbastanza di classe. Ci scommetterei quello che volete che qui ci abita, ci sta Pendleton. Il problema è che speravo di trovare cose importanti. In realtà non ho trovato nulla di eclatante, voglio dire, queste cose le abbiamo già lette tutte. E non c'è nulla di strano, che peccato, speravo di farmi una cultura su Pendleton. Che, per quanto possa essere mio alleato, è molto molto sospetto. E figurati. Aia! Ok, andiamo. Ok, riposerò. Bottiglia vuota, ma datemi la piena. Faccio una bevuta pure io. Sacerdoti allo sbando. Martin sta raggiungendo i lealisti e la morte di Campbell ha gettato i sacerdoti allo scompiglio. Decifrando il diario dell'alto sacerdote sarà possibile scoprire diversi segreti strategici. Prima fra tutti, il luogo in cui è tenuta nascosta la legittima erede al trono, Emily Caldwin. Quindi Martin ancora non era arrivato. Ok, io mi ero dimenticata di cercarlo, però ancora non era arrivato. Siamo nel mondo umano vivente, non siamo nell'oblio, perfetto. Ah sì? C'è una runa o un amuleto d'osso? Ah, tutto così? Cioè nella notte le mettono? Ah ok, non ho controllato perché non credevo proprio. Comunque va bene, andiamole a prendere. Dove diavolo? Sali, corvo, sali, corvo. Che diavolo sono? Cercare di scendere. Per esempio, posso? Chi è che ha chiuso a chiave ste cose? Dai! Ma siete delle brutte persone! Dov'è sto Averlock? Vieni qua. Dammi la dannata chiave. Maledetto. Chi di voi ha la chiave? Ve la rubo. Salve. C'era lui! L'ho vista! Ti aspetto che Martin si unisca a noi. Non vorrei assillarti così di prima mattina. Ma ieri notte la servitù ha sentito qualcosa... Dei tombini! Ottimo, dammi la chiave. Forse era un piangente. Poveraccio. Non c'è speranza quando la malattia è così avanzata. Sono solo cadaveri ambulanti, pieni di germi e insetti, se vuoi saperlo. Ti sarei grato se indagassi, per assicurarti che non si tratti di una guardia ficcanaso. Grazie. Ecco la chiave delle botole. Perfetto. Manderei un servitore, ma morirebbe di paura sul colpo, temo. Ci vado io. Se hai scelto la linea morbida, forse Piero potrebbe creare un narcotizzante per la tua balestra. L'ha già fatto. Fatti gli affari tuoi. Tombino delle foglie. No, vado da là. Yes. Ok. Oh, sarà morto, vero?
Non ti posso toccare, non voglio, cioè... È morto, vero? È morto. Non lo toccherò, che schifo. Che è? Un antico messaggio. Quante rune? Dov'è? Che schifo, non toccare, non toccare. Ammiraglio, ok. Cioè, mi spiace che sia caduto in acqua, ma obiettivamente... se io li tocco, mi infetto? Cioè, non ne ho idea io. Mi hanno chiuso... Ho sbagliato di nuovo. E si tagliano le mani per formare l'alleanza. Il sangue spingono al contatto con le fiamme. Che diavolo è successo? Mi fate uscire? Vogliono vederti. Chi? Che cocchio di spavento! Polvere ovunque, dappertutto. Cecilia... È un mondo fatto tutto di polvere. Ma muori male, tu, la polvere e chi mi vuole vedere, tutti. Ma perché voi vi materializzate sempre dove sbuco io? Corvo. Sì. Ti ricordi di Martin? Era un sacerdote. Sì, mi ha lasciato da solo in mezzo allo schifo, me lo ricordo. Mi hai salvato, ti ringrazio. Corvo, hai acceso la fiamma della speranza. Bene. Abbiamo ottenuto informazioni dal diario di Campbell. Ottimo. Dov'è? Sappiamo dove è imprigionata. Ottimo, andiamola a prendere. Al Golden Cat, è lì che si trova. Oh no, in mezzo alle prostitute. Uno stabilimento per aristocratici. Poco più di un lurido bordello. Purtroppo c'è un problema. Sappiamo che i fratelli di Pendleton ci ostacolano. I gemelli Morgan e Custis. Custis, che nome è? Non solo trattengono Emily, ma esercitano il voto parlamentare di cui abbiamo un disperato bisogno. Quindi? Sì, i Pendleton devono morire. Ma soprattutto Emily deve essere portata in salvo, così la proteggeremo. Finché non avremo eliminato il Lord Reggente e i suoi uomini. Sarà fatto. Pendleton ti aspetta sul molo. Vuole parlarti personalmente. Molto meglio. Ma... Pendleton non ha nulla da dire se ammazziamo la sua famiglia. Cioè, è contento? Tu, sei contento? Corvo, fai salti di gioia, tu. Corvo, ho richiesto questo colloquio. Vedi, ti sto inviando a uccidere i miei fratelli, Morgan e Custis. Sono orribili. È vero, l'avrai sentito. Crudeli oltre ogni dio. Ma smettila di bere ubriacone! Inoltre, i miei fratelli sono alleati del Lord Reggente. Finché saranno in Parlamento, non avremo mai i voti necessari per impedire al tiranno di consolidare ulteriormente il suo potere. Oggigiorno si sa che usano l'amicizia con il Lord Reggente per depredare altri delle loro ricchezze. Diciamo soltanto che non tutte le famiglie mandate in quarantena per via della peste, ce l'hanno davvero. Ma non, guarda, non avevo dubbi. Li ho avvisati in ogni modo possibile. Davvero. Ma non mi hanno mai ascoltato. Stanotte li troverai al Golden Cat a gozzovigliare come... come sempre, ma fa attenzione. Li protegge la milizia. Ora va. Presto, prima che cambi idea. Amico mio, saranno le 7 di mattina e tu stai bevendo come un matto. Ma la pianti, cioè, ma... Ma porca miseria, stiamo cercando di combattere una guerra qui, non di ubriacarci in allegria. Porca miseria, Samuel, dimmi che almeno tu non ti stai ubriacando, per favore. Qua già tutti bevono boccali di birra. Ok. Allora, vabbè. Tutto bene, Mastro Corvo. Quando sarai pronto ti porterò al Golden Cat. Ci ha accompagnato spesso Lord Pendleton, credimi. No, non ti credo, fidati. Andiamo. Distretto della distilleria, la casa di piacere. Ah, è quella di cui parlava l'alto sacerdote. Che teoricamente non dovrebbe nemmeno sapere cos'è una casa di piacere l'alto sacerdote. Ma vabbè. I lealisti ritengono che Emily sia trattenuta prigioniera al Golden Cat dai corrotti gemelli aristocratici Pendleton. Si tratta di due indegni fratelli maggiori di Lord Pendleton, fedeli al tirannico Lord Reggente. Cerca Emily al Golden Cat e uccidi Custis e Morgan Pendleton. Ok. Corvo, ti porterò più vicino possibile al Golden Cat. Sei un eroe. Ma poi dovrai raggiungerlo da solo. Non preoccuparti. L'entrata è vicina a Holger Square. La cosa importante è fare in modo che la giovane Emily
torni indietro sana e salva. Concordo. I due Pendleton sono dentro, sarà pieno di guardie. Forse Slack Joe ha qualche idea su come farti entrare. Sì, ma aiuta sicuro Slack Joe. Se non ti uccide prima. Esatto. È qui il suo territorio. Lo trovi nella vecchia fabbrica di whisky con la banda di Bottle Street. Vendono l'elisir per combattere la peste. Io resto nascosto, ma tengo gli occhi aperti per te e la bambina. Buona fortuna. So che Emily significa molto per te. Attento per strada, Corvo. Ieri ho visto un mio amico barcaiolo e mi ha detto che hanno piazzato una torretta su Clavering Boulevard. Il Lord Reggente ha paura da quando hai ucciso Campbell. E fa bene. Allora, mi stavo chiedendo, oltre al fatto che ci sono rune, no, amuleti d'osso da raccogliere, mi stavo chiedendo se se avessi evitato di fare la missione di Nonna Cencia, ora avrei avuto supporto dalla banda di Bottle Street? Questa è un'ottima domanda, però teoricamente non ci ha visto nessuno, quindi non dovrebbe essere ostile con noi. Lo scopriremo presto. Caos. Le tue azioni influenzano la vita della città. Ecco che ci hanno dato la risposta. Un alto numero di morti significa più ratti e più piangenti, reazioni diverse da parte dei tuoi alleati e un finale più cupo. No, posso capire il finale più cupo e la reazione degli alleati, ma perché se io faccio il cattivo la peste si espande più velocemente? Che è? Wow! Ah, quella è la torretta? È un lanciagranate del ca! È un lanciagranate incredibile! Sì! La torretta, perfetto. Per quale motivo, comunque? Madò, che paura. Per quale motivo le nostre azioni, stavo dicendo, influenzano la velocità di propagazione della peste, diciamo così? Non ha molto senso sta cosa. Cioè, non sono io che determino la peste. Non l'ho mandata io. Ma... male, tutti incontinenti in sto gioco, porca miseria. Tutti incontinenti. Adesso io questo dove cacchio lo vado ad infognare, porca paletta. Qua, me ne frego qua. Potrei anche buttarlo in acqua, ma sarò brava. Buono lì tu. Ah, speravo di poter aprire un cassonetto e buttarcelo dentro, tipo. Peccato. Ragazzi, torno subito. Ma no. Ecco fatto. Tiè. Ok, la torretta, non so, credo mi veda pure la torretta, però non so come funziona. Scusate se continuo a cambiare i poteri, ma purtroppo qui devo avanzare con un solo slot. Non credo si possano aumentare gli slot dei poteri. Dai, l'ho vista la freccia. Dai, l'ho vista la freccia. Dai, maledetto. Ma tu guarda. Ok. E muovermi con questa visuale è molto utile, perché vedete, io vedo tutti quelli che mi circondano. Tenerla sempre attiva sta cosa. Oi 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 oi. Ma quello... quello è uno di quelli che ha attaccato Emily. Mamma mia, Piero! Mamma mia, Piero! Avete visto quale velocità di azione che ha quel coso? Cioè, è morto all'istante. Come l'ha toccato, è morto. Grazie, Emily. Mamma mia. Altro che dardi potenziati. Dardi istantanei sono. Ottimo. Non riesco a leggere che c'è scritto, vabbè. 86, 89, 7. Allora, fermi tutti. Sei girato di spalle. Dimmi che ci passo, perfetto. Potrò parlargli? Dubito, eh? Ok. Puoi anche cadere qua, non... cosa, cosa, cosa? Chi era? Mi sono ferita, non ho visto.
Le mosche mi hanno colpito. Chi mi ha colpito, porca miseria? Beh, sentite. No, ho sbagliato, pattume. Era B, non X. Dannazione. Vabbè. A parte che c'era del pane qui, ma fa niente. Ok, è un altro di quelli, ma chissà cosa sono. Magari sono tipo guardie speciali di Pendleton, chi lo sa. Sono diversi dai soliti, dagli altri. Gli altri avevano una maschera, questi hanno più un'armatura simile alla nostra. Cioè hanno una maschera simile alla nostra. Io dove diavolo devo andare? Però devo andare a Bottle Street. Devo andare per di qua. Però per sicurezza, Mio padre aveva capelli dorati, mia madre biondo cielo. Perfetto, non mi interessa. Mi chiedo scudo, ma non mi interessa al momento. Devo fare questo! Cosa mi diverto? Ok, io adesso come diavolo entro? Senza farmi vedere? Ottima domanda, eh? Ho sbagliato, ho sprecato un casino. No, perché ha fatto quello? C'era questo attivo. Vabbè, approfittiamone. Guardate ragazzi, addirittura riesco ad evitare i danni da caduta. Devo ringraziare Jafar per quello che mi ha detto: guarda, puoi usare i poteri anche mentre sei in caduta. E facendo così si evitano i danni quando si salta giù da in alto, teletrasportandosi all'ultimo. Mamma mia, questo gioco è una figata. Non a lungo lì dentro. Ecco la fine di chi si mette a rubare nella distilleria. Mi sa tanto che quell'elisir è contaminato. Chissà chi l'ha fatto. È la legge del contrabbasso. Credo. Il contrabbasso, il contrabbasso. No, era il contrabbasso, comunque, vabbè. Ma qualcuno ha infettato la distilleria. E ora è l'elisir che ti fa venire la peste. Tanto già vendavate delle cose orrende. Cioè, era diluito con dello schifo, dell'acqua di fogna, tipo. Quindi non è che abbiamo proprio peggiorato tanto la situazione. Io mi dimentico sempre. I bordelli sorgono intorno alle distillerie. Sono inseparabili. Chissà perché, caro del mio cuore. Allora, c'è qualcuno che sta facendo un rumore molto brutto. Quelli sono piangenti, probabilmente. Esatto, hanno sputato, guardateli. Vomitano, tipo. Ok, vediamo se si può entrare. Io sto finendo l'elisir. Ok, quello è sospetto. Si deve girare, devo aspettare che si giri. Madonna, che rumori brutti che fate. Tu vieni con me. Ok. No, 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 no. Piano, piano, piano. Giù. Ok. Dove lo nascondo sto tizio, mo? Qua. Mi spiace. Cacchio, non l'ho preso. Ho rischiato tuttissimo, ho rischiato tutta la vita. Okay. Cosa stavi guardando? Ah, mio. Grazie. Gentile. Tu andrai a fare compagnia al tuo amico. Tanto non credo di dover restare molto qua. Anche se scoprono dei cadaveri, chi se ne frega, cioè, voglio dire. Ecco fatto. Voi date l'allarme se mi vedete, no? Però ovviamente mi attaccate. Chiave di riserva della distilleria richiesta, che io ovviamente non ho. In futuro non so se dovrò valutare il fatto di fare o meno certe missioni, perché se mi fanno perdere alcuni alleati potrebbe essere un problema, ma ci penseremo. Come sempre vi chiedo di lasciare like e commenti al video, iscrivetevi al canale e vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti!